molto poco, anzi niente, l'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente. Bella a tutti, Zistra Kenzi, siamo qui riuniti oggi per parlare del miglior videogioco della storia di sempre, e cioè Super Mario Bros. 1. No, no, cazzo stai dicendo, dobbiamo fare il Sonic, l'episodio 1. Non hai registrato Super Mario? No. A me piaceva Super Mario. Il miglior gioco di sempre, cioè Sonic 1 per Sega Genesis. Il Sega Genesis, grande console, è uscita nell'era della quarta generazione di console, era 16-bit, e i suoi diretti concorrenti erano lo SNES e il Neo Geo. Il Neo Geo che purtroppo ne hanno venduti circa 4 perché costava, bisognava fare il mutuo e non mangiare comunque per un mese per poterselo permettere. Però era bella, potevi giocare a casa e farti cabinati con gli stessi salvataggi. Però la Sega aveva Sonic, un gioco bellissimo. Esatto, non mi venivano i termini, talmente era potente il gioco. Grazie alla sua potentissima console, infatti, era potentemente in grado di raggiungere i 60 frame al secondo. 60! Wow, ma non ho mai visto una console avere 60 frame al secondo fissi. Come facevano nel 91 con questa tecnologia aliena? Potremmo suggerirle dei consociati della DICE per fare Battlefield 3 per di nuovo, magari. Magari 30. 30 fissi sarebbe bellissimo. 30 fissi sarebbe il sogno di tutti. Beh, è uscito in un periodo nel quale c'è stata una transizione dai giochini a 8 bit a cui eravamo tutti quanti abituati, cioè da Beetlejuice a quel giochino lezzo di Super Mario che stavano citando prima, vabbè. E adesso stava venendo l'era del colore, del suono, della velocità dei giochi fluidi. Gioco ovviamente era distribuito ancora in cartuccia, sebbene il Genesis o Master System, che vuol dir si voglia in base al settore di marketing in cui è stato distribuito, avrebbe ricevuto un'implementazione di un lettore CD. Un lettore CD che avrebbe portato la cartuccia base, che teneva circa 4-5 mega, al supporto pieno di un CD. Cosa che 700 mega. Cioè 700 mega all'epoca. E una cosa del genere non si sarebbe vista fino all'era della PlayStation 1. Questa cartuccia da 4 mega era grande o piccola? Ah, per gli standard dell'epoca era immensa. Fai conto che il NES, non ho ben presente quanto fosse, ma non credo raggiungesse il mezzo mega. Cioè era più o meno una cosa. Sì, era una cosa fantastica come di formato di dimensione della cartuccia. E il gioco, però, nonostante questo, non occupava più di 2 mega. Ah, e quindi cosa ci hanno fatto con gli altri mega liberi? Li avranno lasciati liberi? Assolutamente no. Non sia mai una cosa del genere. I giapponesi. O ci mettono un easter egg pornografico, oppure ci mettono il chant della Sega, così a caso. Ah, un easter egg pornografico, allora. Sì, assolutamente, vedi, è tutto collegato. Gomblotto! Come funzionavano i livelli? Cioè, come era organizzato il gioco? Il gioco, come potete vedere, ha un'ambientazione ricorrente, ma in realtà non è tutto così il gioco, perché ogni 3 livelli vi è un combattimento finale con un boss, che è sempre lo stesso boss, però con uno strumento di morte inutile diverso. Tipo una ruspa. Un carro armato con una trivella che va pianissimo. Wow! Oppure che cose bellissime. Oppure un'astronave con una palla. Ok. Da demolizione. Grossissimo. E quindi ogni 3 livelli cambia l'ambientazione. Ogni 3 livelli c'è un boss. Ma sono sempre 3 livelli oppure c'è qualche, diciamo, livello segreto? No, l'ordine canonico del gioco porta i 3 livelli. Però finendo il livello, qualunque esso sia, con almeno 50 monete d'oro. Anelli. Stelle. Stelle, pan di stelle. Esatto. 50 anelli. Esatto, 50 anelli d'oro. Riusciamo ad entrare nello stadio speciale, lo special stage, cioè alla fine del livello si potrà vedere un anello gigante. Saltandoci dentro inizierà questo vorticoso schifo che ti manda in uno che viene migliorato negli altri Sonic, diciamo. Sì, chiaramente, perché qua va in epilessia ogni volta che ci giochi. E lo scopo è prendere più monete possibile. Perché con più monete possibile si liberi sbloccano quegli. No, quello lo fai sempre. Ma con più monete possibile si sbloccano vite extra. Perché questo gioco posso morire quante volte voglio, tipo Dark Souls. Assolutamente sì.
Cioè, puoi morire quante volte vuoi, però devi riniziare il gioco. Ah, ecco. Esatto. Hai 3 vite in partenza. E ogni 100 monete senza perderne neanche arrivando alla fine del livello. Non devi arrivare alla fine del livello, basta raccogliere 100 monete e subito banti da una vita extra. Parti con 3 vite vere, non che lo 0 è una vita extra. Lo 0 è lo 0, sei morto. E qual è la trama di questo gioco? La trama potentissima. Devi andare a distruggere questa macchina che state vedendo in questo momento con un pulsante fatto apposta per distruggerla, messo in cima, chiaramente. Mi sembra ovvio. Esatto, perché... Ah, ma quelli della morte nera l'hanno fatto. È stato progettato da quelli della George Lucas ha collaborato con la Sega per sviluppare le macchine del gioco. Di Hedgehog. Esatto. Hedgehog. Di Eggman. Chuck. E liberare gli uccelli e i conigli. Esatto, per ripopolare il mondo della passera e della Sega. Esatto. Sega. Ok, e se vi è piaciuto questo video, ci vediamo con il prossimo in cui parleremo di Super Mario 3. No, aspetta, Sonic 3, 2, 1. Ma non possiamo fare il 3 e poi il 2? Ma l'1 l'abbiamo già fatto. Ah, è vero. Allora facciamo Rambo 4. Non c'è Rambo 4. Ah, già, è vero. Ah, Sarah Connor Chronicles, allora. Ok, lasciamo stare.